P2000 a Forlì offre una vasta gamma di lavorazioni che spazia in tutti i settori edili. In particolare, grazie al grado tecnico raggiunto, è in grado di affrontare grosse scommesse per cantieri di grande importanza. Nostri punti di forza: la grande esperienza nel settore tecnico, in grado di indirizzare il cliente alla soluzione più idonea, riducendo anche i costi di realizzazione. Scadenze precise e servizi 24 ore su 24, anche nei festivi, che offrono una perfetta puntualità di consegna dei lavori nei confronti degli impegni del committente. Da 30 anni offriamo con serietà, qualità ed efficienza per qualsiasi vostra esigenza. P2000, la scelta vincente. Flamini, dal 1930 a Forlì. Purtroppo abbiamo avuto mesi particolari, ma Forlì si è contraddistinta e quindi abbiamo superato parzialmente quelle le problematiche relative all'alluvione e abbiamo voluto regalare questa terza edizione alla città di Forlì, non solo alla città di Forlì ma a tutta la Romagna, che perché abbiamo raggiunto dei primati assoluti anche lo scorso weekend durante il Ponte dell'Immacolata, quasi 60.000 presenze all'interno del nostro centro storico, quindi è un progetto vincente che portiamo avanti da diversi anni. Progetto che riguarda non solo bambini ma famiglie, coinvolge un po' tutti, pista di ghiaccio, pista di macchinine per i più piccolini a forma di slitta di Babbo Natale, il classico carosello e poi ovviamente la greenhouse collocata all'interno di Piazzetta della Misura, che accompagna tantissime iniziative, un palinsesto ricchissimo che abbiamo iniziato l'8 di dicembre e che terminerà il 6 gennaio con un grande show per la festa dell'Epifania. Non solo per i forlivesi, tant'è che anche lo IAT, il nostro ufficio turistico, ha registrato presenze anche da fuori regione, fuori nazione, quindi anche da paesi europei, Spagna, Olanda, sono venute ad ammirare il nostro meraviglioso centro storico. Sentiamo anche in sottofondo il campanile che sta parlando. Sì, il videomapping, il tema di quest'anno è proprio Natale nel mondo, quindi abbiamo toccato vari continenti tra giochi di luci, colori e musiche per i bambini, quindi vi aspettiamo alla nostra meravigliosa piazza fino al 6 gennaio per ammirare il Forlì che brilla. Una rassegna dei presepi che ormai è un appuntamento fisso per la città, da una mostra bellissima che invito tutti, non solo Forlì ma anche tutti i romagnoli a venire a visitare, caratterizzata proprio nel dettaglio e l'artigianato che purtroppo adesso negli ultimi anni si va perdendo, quindi ammirare la tradizione che poi rappresenta la natalità, quindi la nostra religione è un simbolo molto importante. Venite a trovarci, passate una bellissima giornata, una bellissima passeggiata, un bellissimo pomeriggio qui in centro ad ammirare quella che è l'area natalizia. Tantissimi auguri di Buon Natale a tutte le famiglie e felice anno nuovo. Con te abbiamo fatto un giro per tutta la città, guidati dalla tua sapiente arte, tu, gli amici del presepe, perché siete veramente bravi. Complimenti, sono arrivati anche questa sera durante la Santa Messa che ha preceduto l'inaugurazione, tutto meritato, ma anche Sua Eminenza ha sottolineato quanto. Bravissimi, lo lasceremo dire alle persone. Se sono quelle dell'anno scorso, 9.000 presenze, quindi è un traguardo importante. Loro ci diranno se siamo stati bravi o no. Noi ce l'abbiamo messa tutta. Beh, 34 anni sono un traguardo importante, una vita. E quindi siamo contenti di essere qui anche quest'anno nella sala della Basilica di San Mercuriale, perché
è il cuore della città. Non dimentichiamoci che San Francesco, che 800 anni fa ha fatto il primo presepe, nel 1223. La nostra lunetta è del 1231, 8 anni dopo, quindi possiamo dire che anche noi siamo dell'epoca di San Francesco. Siamo nella sala mostra del chiostro di San Mercuriale, dell'abbazia di San Mercuriale, e per il secondo anno abbiamo quest'anno 57 presepi esposti, dal presepe piccolino al presepe più grande che vedete. Da domattina, perché stasera abbiamo fatto l'inaugurazione dopo la messa, è aperta straordinariamente, da domani dalle 15 alle 19.30 tutti i giorni fino all'8 gennaio. In Duomo quest'anno purtroppo il presepe è in forma ridotta, perché in Duomo, sapete, stanno facendo i lavori di restauro, di indagine per fare i restauri, per cui è tutto uno scavo. Quindi l'abbiamo fatto in una porta laterale, però un bel segno comunque, con le grandi statue di Don Ettore del 1950, distrutte dall'incendio e poi restaurate, e quindi la tradizione anche lì si rinnova e continua. Tutti i giorni, dalle 7 del mattino alle 7 di sera, è sempre aperto. Passa davanti in Corso Garibaldi, davanti al Palazzo della Fondazione, in una vetrina, giorno e notte può vedere il presepe. Un presepe a grandezza naturale, rappresenta una stalla, una capanna, dove ci sono queste figure a grandezza naturale della Natività. Noi dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale per l'aiuto che ci dà sempre, ma in particolare il sindaco Zattini, che da quando lui è sindaco vuole il presepe nel palazzo comunale. Quindi il presepe non solo nei luoghi di culto e di religione, ma anche nei luoghi civici, nei luoghi della città, del cuore della città. E quest'anno, come gli altri anni, un grandioso presepe con delle statue di oltre un metro, rappresenta una stalla, e anche lì un ricordo del nostro amico Gino Erbacci, scomparso, perché il fondale della stalla è dipinto da Gino anche quello. Un centro meraviglioso che brilla, splende, di una luce che vogliamo un po' tutti ritrovare, ma spostandoci poco più là dal centro andiamo in un luogo dove, insomma, c'è la sofferenza, c'è bisogno di vedere qualche cosa che possa rasserenare il cuore, e allora ci spostiamo all'ospedale di Forlì. Sì, anche quest'anno nell'ospedale Morgagni, nella piazza, leggermente spostato rispetto agli altri anni, ma c'è un'opera a grandezza naturale, rappresenta la fuga in Egitto. Perché citando Matteo, che Giuseppe prese il bambino e fuggì in Egitto e vi rimase fino alla morte di Erode, vogliamo paragonarlo un po' ai migranti di oggi, i bambini che arrivano con le barche nella sofferenza, perché sfuggono anche loro dai cattivi, dai tiranni. Ecco, quindi abbiamo voluto fare questa fuga in Egitto a grandezza naturale, con uno sfondo con le piramidi meraviglioso dipinto da Franco Vignassia. Thank you.
presepio, questo è il vero nome del presepio, è per esempio, quindi deve essere un segno tangibile nelle case dell'arrivo di Gesù Cristo. Sì, certo, è un segno che indica, no? È come un segnale stradale che indica la strada e bisogna camminare ognuno con le proprie gambe perché lo realizziamo, l'augurio che tutti realizzino il presepio, perché è un segno che parla, no? Un segno eloquente nella sua semplicità, però bisogna lasciarlo parlare anche in questi giorni di Natale, cioè bisogna che entri, perché se no se resta fuori non raggiunge, è come far tanto bene del cibo e poi non mangiare, allora, e quindi così anche questo presepio, l'augurio davvero è che entri dentro di noi, perché ne abbiamo ancora di più bisogno proprio in questi tempi. Anche lei fa parte dei soci, degli amici del presepio di Forlì? Forse da piccolo facevo più presepio che adesso, ma adesso incoraggio, benedico, sostengo, approvo e credo che sia stato importante per me e credo che possa essere importante anche oggi. Cambiano i tempi, però le cose essenziali lasciano il segno, ecco. E credo, quindi ringrazio davvero l'associazione e tutti quelli che fanno dei presepi, che ci mettono impegno nell'ideazione, nella realizzazione, anche con materiale nuovo, rinnovato, inventano sempre uno. Poi è chiaro, in particolare il presepio che ricorda l'alluvione, il fango che c'è anche in un presepio che ho visto. E quindi c'è anche il tentativo dell'attualizzazione, in fondo è proprio questo anche il senso, il significato del presepio. Certo, guardiamo il passato, ma soprattutto oggi, no? Gesù nasce oggi.